minoranza del piano sociosanitario. Grazie Presidente, innanzitutto grazie a tutti per la partecipazione di oggi a questa udienza conoscitiva. Io, essendo relatrice di minoranza, chiaramente cercherò di dare qualche spunto di riflessione in merito, chiamiamoli così, agli spazi di miglioramento che può avere questo piano sociosanitario. Non voglio parlare di critiche perché in realtà noi oggi siamo qui per ascoltare voi, quindi innanzitutto mi piacerebbe sapere e sentire se effettivamente questa partecipazione c'è stata, questo coinvolgimento c'è stato, visto che comunque purtroppo ci sono arrivate delle segnalazioni anche da parte di amministrazioni che non sono state sufficientemente coinvolte nel processo di elaborazione di questo nuovo piano. È chiaro che poi la partecipazione non deve essere solamente auditiva, ma deve essere un reale coinvolgimento, cioè devono essere poi messe nero su bianco tutte quelle esigenze che i territori hanno manifestato, soprattutto alla luce del fatto che il vecchio piano sociosanitario è del 2008, quindi nel frattempo purtroppo il contesto sociale, economico, familiare e anche di salute della nostra regione, così come un po' di tutta Italia, è notevolmente cambiato. Purtroppo la crisi economica ha fatto i suoi morti e i suoi feriti, e anche con questo ci dobbiamo rapportare, onde evitare che si arrivi, e questo è uno dei nostri più grandi timori, a un universalismo selettivo, e questo è uno dei grandi rischi che corriamo oggigiorno, soprattutto quando parliamo di governance pubblica. È chiaro, il nostro sistema è un sistema integrato, pubblico-privato, e su questo ci dobbiamo rapportare e ci dobbiamo basare, ma il sistema non deve essere solo di governance, ma deve essere di gestione pubblica, perché la governance rischia di assoggettarsi a quei clientelismi che poi portano appunto al rischio di non soddisfare le esigenze soprattutto delle fasce più deboli di popolazione. Ed è a queste che noi ci dobbiamo rivolgere come regione e come gestione pubblica della sanità e dell'assistenza sociale, che non deve essere assistenzialismo, ma deve essere un percorso di vicinanza, di accompagnamento ai cittadini a far sì che possano ritrovare un benessere che non è solamente legato allo stato di salute, ma deve essere un benessere collegato proprio al coinvolgimento all'interno della propria società, assieme anche a dei percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo, a dei percorsi di assistenza anche per quanto riguarda il reddito, dei percorsi che possono coinvolgere anche e soprattutto le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso dei progetti di vita indipendente che ad esempio secondo noi in questo momento nella regione Emilia-Romagna sono carenti. Abbiamo tante misure spot frammentate, ma non abbiamo un progetto ad oggi organico che possano accompagnare le persone non autosufficienti e le loro famiglie, perché molto spesso di questo parliamo, cioè un processo che coinvolge l'intera famiglia a far sì che la persona non autosufficiente o la persona con disabilità possa trovare un proprio percorso comunque di autonomia, autonomia ovviamente sempre accompagnata dal pubblico. Secondo noi questo processo appunto deve partire dal basso, proprio ascoltando le esigenze dei singoli cittadini. Questo piano sociosanitario, diciamo, indica delle linee che effettivamente non sono scritte male. Il reale dubbio nostro sarà poi l'eventuale applicazione e l'attenzione che dovremo porre costantemente rispetto alle schede tecniche di cui parlava prima il Presidente Zoffoli, perché effettivamente se all'interno del piano sociosanitario sono elencati una serie di principi anche condivisibili, poi sarà l'effettiva applicazione di questi principi che andrà ad incidere e impattare sui territori e sulla vita dei cittadini emiliano-romagnoli, perché dobbiamo sempre ricordarci che di questo parliamo prima di parlare di organizzazioni, di livelli, ASL piuttosto che assessorati, tavoli di lavoro eccetera, parliamo della vita quotidiana di tanti cittadini emiliano-romagnoli, così come dobbiamo sempre ricordarci, e secondo noi questo è un aspetto carente all'interno di quella che è la riorganizzazione della riorganizzazione sociosanitaria dell'Emilia-Romagna, che questo piano si inserisce all'interno di una riorganizzazione ospedaliera già avviata. Noi
l'abbiamo sottolineato più volte in questi 2 anni e mezzo, chiediamo costantemente attenzione verso i piccoli presidi ospedalieri, soprattutto periferici. È chiaro che se si dice meno ospedale più territorio, qui da noi, a parere nostro, si è partiti un po' al contrario, bisognava partire da più territorio e poi eventualmente avere meno ospedale. Purtroppo si è partiti al contrario, abbiamo meno ospedale, ma anche, se non meno territorio, quantomeno non abbiamo l'integrazione del territorio, e quindi questo cosa comporta? Il rischio che in realtà si vadano a togliere servizi senza aver compensato poi dall'altra parte, o quantomeno si arriva ad un saldo zero, che in questo momento non va a soddisfare chiaramente le esigenze dei cittadini. Da questo piano ci saremmo aspettati varie misure, vado a concludere perché vorrei ascoltare voi, insomma qui oggi non siamo tanto non siamo qui tanto per parlare ma quanto per ascoltare. Ci saremmo aspettati chiaramente una maggiore attenzione verso la medicina predittiva. Oggi abbiamo degli strumenti anche tecnologici che ci permettono di impostare il modello non tanto su un pagare la sanità ma un pagare la salute, quindi la medicina predittiva per noi va valorizzata, ci lavoreremo poi eventualmente anche con questa legge sulla prevenzione su cui stiamo lavorando, su cui tutte le forze politiche stanno lavorando. Una maggiore attenzione anche alla salubrità dell'ambiente, perché se vogliamo parlare di coordinamenti tra assessorati, è vero che gli assessorati della sanità, l'assessorato al sociale si devono integrare, forse qualche cosa andrebbe anche accorpato, ma è ancor più vero che si devono coordinare anche gli assessorati all'ambiente con l'assessorato alla salute, alla sanità, perché se non creiamo quell'ambiente per cui la salute è innanzitutto tutelata, poi andiamo a mettere delle pezze dove si è fatto danno da un'altra parte. Chiaramente vorremmo una maggior attenzione per la trasparenza della sanità, per l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini, questo anche per instaurare, recuperare eventualmente quei deficit di fiducia che purtroppo negli anni si sono creati, innanzitutto con le istituzioni politiche, ma anche purtroppo ultimamente anche con le istituzioni sanitarie, e questo assolutamente non deve succedere, non deve accadere. L'unico metodo affinché si eviti un'ulteriore perdita di fiducia è proprio il recupero dell'informazione e del dialogo con i cittadini. Altri parametri per rendere maggiormente efficace, efficiente e soprattutto meritocratica la sanità emiliano-romagnola è quella della selezione pubblica dei dirigenti in sanità. Non ci devono più essere, a nostro avviso, all'interno delle ASL delle nomine politiche, perché questo crea gioco forza, dei legami che poi rischiano di andare a creare delle dinamiche che vanno a discapito del cittadino. All'interno delle nostre istituzioni sanitarie ci devono essere dei dirigenti che sono lì per merito e non per appartenenza politica. Questo a prescindere dalla forza che governa in quel momento. Deve essere una regola valida per tutti. Ci deve essere una, come dicevo prima, maggiore attenzione per i piccoli ospedali periferici, per l'integrazione e il potenziamento della sanità territoriale, questo anche chiaramente in funzione della reale presa in carico del paziente, perché ad oggi se qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda ad esempio la funzione delle case della salute, sulle quali ci sarebbe tanto da dire perché abbiamo chiaramente una nostra visione rispetto alle case della salute, però ad oggi manca purtroppo una reale presa in carico del paziente, specialmente per quelle patologie croniche che devono essere costantemente monitorate da parte della sanità. Insomma, di margini, di spunti di discussione ce ne sono tanti. Oggi siamo qui, ripeto, per ascoltarvi, quindi eventualmente saranno molto utili anche i vostri contributi per trovare eventualmente conferma rispetto alle nostre critiche, oppure per trovare eventualmente delle discrepanze, delle diversità di visione su cui però lavorare e cercare di migliorare questo testo. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti.